Amici della Città delle Idee, siamo qui con la dottoressa Tullia Mastro Pietro, direttore sanitario presso la Croce Bianca di San Giuliano. Esatto. Volevo sapere di quanti elementi è composta la Croce Bianca di San Giuliano? Attualmente il numero è un po' variabile, però attualmente siamo più o meno sui 110 volontari. 110 volontari? Quanti attivi. Uomini e quante donne? Diciamo che è una percentuale più o meno uguale, solamente forse sì, dovrebbero essere più o meno una percentuale del 50%. Sì. Quando è nata questa sede? È nata nel 1998 come sezione, mentre invece esiste come delegazione della sezione di Melegnano da parecchi anni. Le attività principali che fate? Attività principale, la prima attività è quella del soccorso 118, coordinato con la centrale operativa del 118, e poi ce ne sono moltissimi altri, sono quelli del trasporto infermi, della dialisi, quindi dell'accompagnamento dei dializzati, e tutte quelle altre attività che riguardano il trasporto degli ammalati, l'accompagnamento degli ammalati. Che cosa vuol dire fare il volontario? Vuol dire dare del tempo per una cosa in cui si crede. Non è un'attività molto, molto conosciuta sul territorio, però le persone che sono qua, che non sono tante, sono veramente convinte di quello che fanno e di quello che portano. Portano alla gente, ma che si portano a casa. Cosa si portano a casa? Si portano a casa la soddisfazione di aver fatto qualcosa gratuitamente e quindi lo fanno nel modo più libero possibile. Si portano a casa un pezzettino di libertà, perché fanno qualcosa senza nessun motivo, almeno economico o di tipo lucrativo, insomma, che tutto sommato è quello che muove un po' la mentalità del momento. Invece queste persone lo fanno perché lo vogliono fare, si sentono libere di farlo e quindi questa è la prima cosa che ti portano a casa. Nel 2011 attiverete dei corsi? Sì, noi stiamo facendo, da quest'anno abbiamo attivato due corsi in contemporanea per la formazione dei soccorritori, delle ambulanze, quindi il primo si è concluso con grandissimo successo, dove sono stati tutti promossi pochissimo tempo fa, quindi a dicembre, e ha portato 12 nuovi soccorritori a San Giuliano, quindi questo sarebbe bello dirlo ai cittadini. E l'altro corso è iniziato in contemporanea e terminerà a giugno. Siccome l'esperienza di sovrapporre i due corsi è andata bene, ci auguriamo di poterla ripetere e quindi di iniziare un nuovo corso il più presto possibile, anche in sovrapposizione a questo. Tutto dipende dai volontari che si presentano. Quando noi abbiamo un numero sufficiente, partiamo con un nuovo corso. Chi volesse diventare volontario o comunque prendere informazioni, a chi si deve rivolgere? Si rivolge alla Croce Bianca, abbiamo un sito su internet, www.crocebianca.org, a cui poi si può arrivare alla sezione di San Giuliano. Lì ci sono tutti i recapiti telefonici per cui ci contatta e noi lo ricontattiamo immediatamente. C'è la mail per quelli più timidi che non vogliono parlare telefonicamente, possono scriverci una mail e quindi è veramente semplicissimo. Non abbiamo bisogno solamente di soccorritori dell'emergenza, abbiamo bisogno di persone che si occupino e vogliono dare del tempo agli altri, quindi con i trasporti, con le assistenze, con il centralino, con l'accompagnamento della guardia medica. La formazione è diversa per ognuna di queste persone e ce ne occupiamo volentieri a 360 gradi. Abbiamo delle nuove linee guida della regione Lombardia che ci indicano un po' quali devono essere i nuovi percorsi formativi e li applichiamo a seconda di quello che ognuno si sente di fare.